Pronto, Ronnie, ci sei? Cosa fai su Ardigò? È qua Ardigò! Così faccio vedere le grafiche nuove. Ah, va bene, sempre a far marchette. Bravissimo. Sei. Ti danno dei soldi dalla Tony Kart, secondo me. Sei un porco. Con una pizza stasera. Sì, va bene. La pizza la devi offrire tu, in faccia. In faccia la pizza. Marco, cosa hai combinato per essere escluso dalle qualifiche? Come escluso? Escluso c'è scritto, Guarda, c'è scritto escluso. Esclusivo. Fatto... Esclusivo? Esclusivo, guarda qua. Esclusi Marco Ardigò. Sì. Che scopertone. Ci siamo sbagliati. Su cosa? Sul peso. Hai cagato troppo, eh? No, ho detto cagato? Non dovevo dirlo. Pagato. Hai pagato troppo. Non ho pagato abbastanza, quanto pare, perché... semplicissimo, ci siamo sbagliati col peso. Succede. E ci hanno messo anche dietro. Nelle migliori famiglie. Anche nelle migliori famiglie. Non era mai successo, soprattutto a me, visto che. Non hai mai avuto questi problemi. Con il Super KF non ho mai avuto questi problemi. E invece oggi ne ho avuti. Adesso puoi andare dal tuo capo e dirgli: vedi che anch'io vado sotto peso. Va bene. No, comunque, meglio di no. Non ha gradito. Comunque, parliamo invece di classifica. Fino al appunto al problemino delle verifiche. Eri comunque un filino indietro rispetto al tuo compagno di squadra, nonostante all'inizio stesse andando bene. Raccontaci un po' le tue qualifiche, come si sono svolte. Ma niente, praticamente il fattore determinante è stata la pista. Continuava a asciugarsi sempre di più e bisognava prendere comunque una scelta tra le gomme da slick e gomme da bagnato. E tutti sono entrati con quella bagnato, l'abbiamo fatto anche noi, e quando poi mi sono accorto, ormai ero in pista, mi sono accorto che comunque la pista non era da gomme slick ma era abbastanza asciutta e quindi bisognava rischiare un attimino di più con le pressioni. Non l'abbiamo fatto, siamo stati in sicurezza e poi vabbè, avevo fatto comunque un ottavo tempo, ecco. E adesso sta gara come la vedi? Adesso in salita sicuramente, bisogna anche vedere il tempo, nel senso che se domani piove mi darà sicuramente una mano, visto che la sessione prima delle qualifiche sul bagnato ero primo, stavo andando bene e sicuramente mi permetterà di rimontare più velocemente. Se invece ci sarà l'asciutto bisogna tribolare sicuramente.